Ci troviamo a Vairano Patenora, proprio all'ingresso del centro di raccolta rifiuti, per denunciare un ennesimo problema, anche sempre lo stesso, se vogliamo, ancora non risolto dopo diversi mesi. E ci troviamo in compagnia del padrone di casa, Gian Piero Martone, e del segretario provinciale della FILAS. Iniziamo con i problemi principali. Com'è che lei si trova stamattina qui a Vairano? Allora, io stamattina, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, sono il coordinatore provinciale della FILAS di Caserta. Io sto stamattina qua manifestando un disagio che i lavoratori stanno vivendo ormai da troppo tempo nel fatto di non percepire l'emolumento stipendiale. Siamo arrivati oggi all'incirca con 10 giorni di ritardo e i lavoratori stanno ancora rivendicando il loro diritto allo stipendio, che ancora non gli è stato ancora dato. Sono mesi e mesi che la OS sta chiedendo un incontro con le parti, con l'azienda e con il comune per cercare di mettere fino a queste ormai problematiche che ogni mese si stanno ripercuotendo sui lavoratori, sulle loro famiglie, ma ancora oggi non abbiamo avuto ancora nessun esito positivo. Quindi non c'è stato neanche un incontro da parte tra lei, tra quindi il sindacato e l'amministrazione comunale? No, non c'è stato nessun incontro. Noi abbiamo mandato già da diversi mesi con nota ufficiale via PEC all'amministrazione e alla ditta, chiedendo un urgente incontro per mettere fine a queste problematiche che ogni giorno, anche in via di sicurezza sul lavoro, chiediamo il rispetto di tutte le normative. E ancora non abbiamo avuto nessun esito né dall'amministrazione, soprattutto dall'amministrazione comunale, che non, in questo frangente la vedo assente, come non si vorrebbe prendere a cuore le problematiche dei lavoratori e della cittadinanza. Però, malgrado i disagi, vedo che i mezzi si stanno muovendo. I mezzi si stanno muovendo e noi abbiamo indetto uno stato di agitazione proprio per cercare di un pochettino di spronare l'amministrazione e la ditta per dare un'accelerata a queste problematiche. I lavoratori stanno manifestando lo stato di agitazione da ieri, quindi rispettando tutte le normative di legge che prevedono in questo caso qua. E niente, siamo ancora qui in attesa di essere convocati e siamo ancora allo stallo. Un'ultima domanda che non è da meno allo stipendio mancato agli operai. Sembra che lavorino anche in assoluta mancanza di sicurezza in questo periodo di pandemia dovuta al Covid. Sì, noi abbiamo chiesto più volte anche all'azienda di avere un incontro in merito proprio a questa sicurezza di pandemia. Abbiamo chiesto, mandato anche una nota al comune dicendo eventualmente di chiedendo i positivi di Vairano quali fossero, perché la OS ha mandato una nota all'azienda e al comune, chiedendo eventualmente i positivi del paese quali fossero. L'azienda ha detto che non ha avuto nessun elenco dei positivi. Quindi io ho mandato una nota al comune in merito a queste cose che noi riscontravamo per avere delucidazioni. Gian Piero Martone, lei è proprio di Vairano, quindi i problemi li vive anche in prima persona. Al di là di quello già denunciato dal coordinatore provinciale, lei che cosa vuole aggiungere? Allora, io aggiungo semplicemente, sono solidale a questa battaglia che ormai è decennale, in quanto ci sono operatori ecologici che da 18 anni che lavorano per questo cantiere e sono rimasti tutt'oggi a 3 ore. C'è gente che esce la mattina. Va dietro al camion a compattatore con qualunque temperatura e non sempre con questo sole battente, si ritira a casa forse più bagnato di un pesce, va in banca e non trova lo stipendio con un ritardo di 10-15 giorni. Questo è inaccettabile e su questa cosa è una cosa soprattutto che è fastidiosa per quanto mi riguarda. Chi lavora deve essere sempre pagato, il lavoro va rispettato e oltretutto mi riaggancio a una cosa detta da Francesco, che è la questione della
di questo stare lontano dell'amministrazione comunale, in primis il sindaco. È una cosa proprio vergognosa per quanto mi riguarda, perché molti degli operai è gente di Vairano Patenora, quindi elettori di questo comune, che durante magari una eventuale campagna elettorale si vanno a sollecitare e magari anche a promettere, però alla fine rimangono sempre a 3 ore, ma neanche portandole a 4 ore, rimangono a 3 ore al giorno. E lascio stare, non voglio riprendere tutto quello che già detto. Quindi il sindaco si dovrebbe far carico di questa situazione. Non è che, come il solito ragionamento che sento dire, siccome il comune ha dato un appalto se la deve vedere la ditta, no, perché poi alla fine se c'è un disservizio, perché giustamente gli operai stanno scioperando, iniziando uno sciopero, quindi c'è comunque uno stato di agitazione, da qui a qualche giorno si fermeranno addirittura, si fermeranno e quindi avremo l'immondizia per strada. Allora io vorrei capire una cosa, ma i soldi che pagano i cittadini, ma soprattutto i commercianti, alcune categorie pagano delle cifre pazzesche, dove vanno a finire se non nelle tasche di chi ci lavora, degli operai di questo cantiere? Io questa cosa non l'ho ancora capito. Ripeto, sono tanti soldi che entrano, quindi abbiamo tanti soldi che entrano e gli operai che non prendono pagato, è vergognoso. Quindi questa cosa, se continuerà così, ne farò un caso nazionale, perché ho mandato dal coordinatore di Sinistra Italiana provinciale Antonio Dell'Aquila, a cui saluto. Quindi se non si risolveranno alcuni problemi, questa situazione arriverà in Parlamento.